ogni mattina. Non vede che ancora è disordine? Vi lascio la chiave perché la consegnate a mio fratello, il dottore, appena ritorna dall'assistenza notturna all'ospedale. Potrebbe darmi la sua porta la chiave e andarsene, senza entrare. Mi trattate male, Rosaria. Ho da fare, io sono ancora così. E quale senso, vede? A gambe all'aria. La casa, quando è onesta, anche se i suoi pudori, come la donna. Quando è onesta. Lo credo bene. Mi piace tanto sentirvi dire così. Già, lo crede, le piace e intanto lo violenta. Io? Sì, il pudore della casa. Ci vado io, con un padrone che la afferra così quando è arrabbiato. Le scrolla, le pesta, le scaraventa anche. Voi le volete bene, come se fossero le vostre figliole. L'affeziono io. Ah, avere una casa. Non ce l'ha lei la casa di là. Dica che non può tenere la donna di servizio. Casa, oh casa, io intendo famiglia. E lei prenda moglie, o una governante affezionata. Sarebbe un bene anche per suo fratello, il dottore. Io moglie no, è lui semmai, mio fratello. Ma non la prende. Non la prende perché ci sono io. No! E che può fargli da moglie lei a suo fratello? No, ma perché vado io a tutto, capite? Più tardi rientrerà dalla sua assistenza notturna e verrà qui a domandarvi la chiave e troverà di là tutto in ordine, rassettato. È comodo. Per me, mio fratello, è tutto. La casa è per lui, non è per me. Perché lei se ne sta tutto il giorno in farmacia? No, non è per questo. La casa, cara Rosaria, non è mai quella che ci facciamo noi e che ci costa tanti pensieri e tante cure. La vera casa, quella di cui si sente il sapore quando si dice casa, il sapore che nel ricordo è così dolce, così angoscioso. La vera casa è quella che altri fece per noi. E voglio dire, nostro padre e nostra madre, coi loro pensieri e con le loro cure. E anche per loro, per nostro padre, nostra madre, la casa, la vera casa per loro, qual era? Ma quella dei loro genitori, non già quella che essi fecero per noi. È sempre così. Carissimo, non gli avete dato ancora il caffè? Ma dateglielo per Dio santo. Con quante chiacchiere volete che ve la paghi ogni mattina una tazza di caffè? Paolino, non è per questo. Fatto, fammi il piacere, non essere ipocrita, oltre che spilorcio. Ma io parlavo... Della casa, sì sì, ti ho sentito, della poesia della casa. E la sento, davvero. Non dico di no, ma te ne serve per vestire davanti a te stesso con decenza la tua spilorceria? No. È così come ti dico io. Ma è vero che appena Rosaria ti avrà dato il caffè, te ne andrai stropicciandoti le mani, tutto contento della tazzina di caffè che vieni a scroccarmi ogni mattina con codeste chiacchieratine poetiche. Ma se credi così... Che tu ora il caffè per Dio te lo devi prendere. Io credo così perché è vero così. Ma no! E appunto perché è vero così ti devi prendere il caffè. Ma no! Due caffè, tre caffè, perché tu ora te lo sei guadagnato con lo sfogo che mi hai offerto, capisci? Quando una cosa mi resta qua, caro mio, sono rovinato. Te l'ho detta, pago un caffè al giorno, puoi contarci. Vattene. Ma no, vattene, vattene, senza ringraziarmi. No, non ti ringrazio, ma sarei più contento se tu me lo facessi... Pagare? A fin di mese, per come ti avevo proposto. E che sono, caffettiere io? Che è un caffè la mia casa? No, è che io di là, vedi, non ho chi me lo faccia. Tu hai qua la tua governante. Non fai mica il caffè per me per venderlo, lo fai per te, ne fai una tazzina in più e io te la pago. Eh già, prendo moglie. Non la prendo mica per te, per vendertela, la prendo per me. Ma te la cedo, ecco, per soli 5 minuti ogni giorno, va bene? Che cosa sono 5 minuti? Ma che c'entra? La moglie... E la governante? Come? Ma il caffè non si fa mica da solo, ci vuole la governante per fare il caffè. Animale. Perché credi che un operaio sia più ricco di un professore? Perché un operaio, se vuole, può farsi tutto da sé, mentre un professore no. Ha bisogno di tenere la governante, il professore. Che lo serva, lo curi e faccia di tutto per dargli quelle comodità. Lasciamo andare, lasciamo andare. Perché fuori di casa non abbia a dimostrarsi disordinato o distratto. Ma stai a sentire?
E io sì, di questa bella fortuna di essere professore devo piangere le conseguenze, e tu farmacista no. Vattene, va. Rosaria, per oggi glielo darete il caffè. Da domani in poi più niente. E scusa, ma è da qua che te l'animale. Ah già, glielo darete allora anche domani. Ma vattene. Vorresti che ti caricassi di insulti per avere una tazza di caffè per ogni insulto che ti faccio? No, no, vado, vado. Grazie, Paolino. Oddio che gente, Dio che gente. Ma com'è, tutti così? Permesso, signor professore? Ah, ecco già la prima lezione. Buongiorno, signor professore. Buongiorno, signor professore. Buongiorno. Sedete. Grazie, signor professore. Grazie, signor professore. C'è di che, caro Giglio? Non c'è di che, caro Belli? Io veramente credo che la vita fra gli uomini fra poco non mi sarà più possibile. Perché, signor professore? Dice per noi, signor professore. Ma quanti anni avete? 18, signor professore. 17, signor professore. E già così uomini, tutti e due. Dica un po', come si dice in greco commediante? In greco? No, in arabo. Lei non lo sa. E lei? Commediante? Non ricordo. Ah, lei non ricorda, perché vuol dire che prima lo sapeva e ora non lo ricorda più. No, signore, non l'ho mai saputo. Così si dice, non lo so. Ve l'insegno io. Commediante in greco si dice ipocrites. E perché ipocrites? A lei, che cosa fanno i commedianti? Ma recitano, mi pare. Le pare? Non è sicuro. Perché recitano si chiamano ipocriti? Le pare giusto chiamare ipocrita uno che recita per professione? Se recita, fa il suo dovere, non può chiamarlo ipocrita. Chi chiama così lei, invece, con questo nome che i greci davano ai commedianti? Ah, uno che finge, signor professore. Ah, ecco, uno che finge. Come un commediante, appunto, che finge una parte, poniamo, di re, mentre è un povero straccione, o un'altra parte qualsiasi. Che c'è di male in questo? Niente. Dov'è? Professione. Quando è il male invece? Quando non si è più così ipocriti per dovere, per professione sulla scena, ma per gusto, per malvagità, per abitudine, per tornaconto nella vita, o anche per civiltà, sicuro, perché civile, essere civile, vuol dire proprio questo, dentro neri come corvi, fuori bianchi come colombi, in corpo fiele, in bocca miele. O quando si entra qua e si dice buongiorno signor professore, invece di vada al diavolo signor professore. Ma come, scusi, per questo? Dovremmo dire vada al diavolo. Avrei più caro, l'assicuro. O almeno, santo Dio, non dirmi nulla, ecco. Già, e allora lei direbbe che maleducati. Giustissimo, perché la civiltà vuole che si auguri il buongiorno a uno che volentieri si manderebbe al diavolo. Ed essere ben educati vuol dire appunto essere commedianti. Quod erat demonstrandum. Basta. Storia oggi, è vero? Professore! Basta, ho detto. Chiusa la digressione. Questa civiltà, figlioli miei, questa civiltà mi sta finendo lo stomaco. Chiusa la digressione. Storia. A lei, Giglio. Ma che volete? Sto a far lezione! Sapete bene che quando sto a far lezione. Se sono entrata è segno che ho da dirle qualche cosa che preme. Avete pazienza un momento. Cosa che preme? È venuta una signora con un ragazzo che dice lei la conosce bene. La mamma di qualche allievo? Non so, è agitatissima. Agitatissima? Nel chiedere di lei si è fatta bianca, rossa, di 100 colori. Ma chi è? Il nome? Vi ho detto
detto mille volte di domandare il nome a chi viene a cercare di me. E l'ho fatto, me l'ha detto. Si chiama... Aspetti, la signora... La signora Pe... Pe? Pere. Pere? Oddio, chi sarà venuto? La signora Perella qua? Ditele che... Ditele che attenda un po'. Ah, la conosce davvero? Non mi cercate, ditele che attenda un po'. Ragazzi, non perdiamo tempo. Guardate, invece della storia e della geografia, mi farete anche oggi una bella versioncina. Ma no, scusi! Professore! No! Dall'italiano in latino. No, professore! Per carità! No! Facile, facile. L'abbiamo fatta ieri! Sempre in latino, sempre in latino! È il vostro debole. Non ne possiamo più! Basta! Non abbiamo neanche i dizionari. Prendo io, eccoli qua. A voi. Professore! Basta, ho detto. Tradurrete? Ecco, tradurrete da qua a qua. E adesso mi farete il piacere... Qua, venite qua. Di mettervi qua, abbiate pazienza. Là! Ma non ci si vede, professore! Abbiate pazienza un momento. Traducete ciascuno per suo conto, mi raccomando. Sei venuto a trovare il tuo professore, non ho Bello? Siamo andati a Santa Lucia, allo scalo. Sì, a vedere le barchette. A domandare a che ora arriva il papà con il sedessa. Ma ecco che mamma apre di nuovo la bocca. Come la bocca, perché? Oddio, ma che è? Per carità. E da 3 giorni apre la bocca così. Ma non è niente, sai, però no. Niente. La mamma sbadiglia, così. Sbadiglia. E cosa che le viene di qua? No. Non è detto, figliolo, che dici? Sì, debolezza di stomaco, l'ha detto lei. Ah, sì, un poco di debolezza di stomaco. Nient'altro, no. Figliolo, sputa dentro il fazzoletto, guarda! Tanto, per carità! No, insomma, sono cose che si dicono queste. Perché no? Lei dice anche davanti alla persona di servizio. Che male c'è? Nessun male, no, ma scusa, ti pare buona educazione? Davanti a una persona di servizio? Era il padre! Subito lo dirà il padre, appena lo vedrà arrivare, arriva oggi! Oggi sì! Oh, mi mandi con il bagnaio a bordo! Dai, spostati, no! Niente, ora ne basta! Mi mandi, mamma! Sì! Oh, mi piace tanto quando il papà del fronte comanda la manovra di attracco con il testa al merito da capitano e il capotto di terra gelato, mi mandi, mamma! Ti mando! No, ti perdo tutta la stima, sai? Non vedi che la mamma soffre? Mi fa ridere tanto quando apre la bocca così. Come un pesce! Bravo, la mamma soffre, tu vedi? Bravo! Me lo direi anche papà, che la mamma apre la bocca come un pesce perché ne ride anche lui, è vero? Guarda, volevo regalarti questo libro oggi. Dizionario. Va bene, silenzio, vi porterò una candela.
li hai nascosti lì dentro? Non li ho nascosti, fanno una versione. Al buio? No, no, vedi? Vado a prendere loro un lume. Io intanto guardo il libro. Ah, no, non te lo do più, non te lo do. Mi hanno fatto così. Ho dimenticato di chiudere a chiave. Pazienza, signora. Ecco, ecco qua la bandiera. Attendete alla traduzione e zitti. Dunque tu vorresti questo libro? Io sì. L'hai comprato per me? Sì. Sì, sì. Te lo do. Ma a patto che tu prometti... Sì. Sì, no, guarda, è inutile, io te lo dico, ma te lo rifà. Oddio, è atroce. Tu non lo ridichi, però, eh? Ho la tua promessa, padre, eh? Se non mantieni il libro via, mettiti là, e guardatelo. È atroce, è di una evidenza che grida tutto questo. Sono perduta, sono finita, non c'è più rimedio, per me la morte sola. No, che dici? Sì, sì! Se ti avvilisci così fai peggio. Ma tu capisci che se mi viene di farlo davanti a lui? E tu non farlo! Come se dipendesse da me, mi viene! Ed è lo stesso segno preciso di quando fu di nonno. Anche allora? E tuo marito lo sa? Lo sa, e ne rideva quando me lo vedeva fare, come ora ne ride nonno. Oddio, ma allora se ne accorgerà? Sono perduta, sono finita. Puoi sforzarti di non farlo, per Dio? E viene di qua all'improvviso una specie di contrazione. Guarda, mamma, guarda che bello, guarda! Il ragnetto che tesse la tela! Dai, no, via! Ah, che bello! Il ragnetto che tesse la tela. E guardatelo da te, eh? Ci sono tante altre belle bestioline qua, sai? Mamma poi se le vedrà da sola, eh? Guardatelo da te. Niente, formichette, farfalline, qua, buonino, no? Professore! Professore! Allora, io li uccido. Che altro avete? Non solo, ma anche, signor professore. Che cosa, ma anche? Dice qua così, non solo, ma anche. Forma avversativa, vero? Avversativa? Asino, non vede che esprime una coordinazione? Ecco, gliel'avevo detto io, signor professore. Crescente di intensità e di valore. Se lo sa anche quel ragazzino là, a te no. Come si dice, come si traduce non solo? Non solum. Benissimo. Oppure? Oppure non tantum. Benissimo. Oppure? Non modo, signor professore. Non modo o tantum modo. Se lo sapete, andate al diavolo tutti e due. Ho interrogato tutto, no, apposta. Ha detto la maledetta Rosaria piuttosto. Come mi ha guardata? Mi hai fatto male a venire. Sarei venuto io prima di sera. Ma stai già arrivato di 5. Avevo bisogno di prevenirti che non c'era più dubbio. Eccolo, vedi? Non c'è più dubbio, purtroppo. Come farò? Sai quando ripartirà? Domani stesso. Sarà dunque qui soltanto questa notte? E farà come tutte le altre volte, quest'anno è sicuro. No, per Dio, no. Ma come? Non lo sai? No, non deve farlo. Sono venuta a prendere la chiave lasciata dal signor Totò per suo fratello, il dottore. L'ho dimenticata qua sul tavolo. Il dottore? È di là il dottore? Vuole la chiave. Datela a me. Ditegli che aspetti un momento, che ho da parlargli. Ma casca dal sonno, sa, ha vegliato tutta la notte. Ho ordinato di dirgli che aspetti un momento. Io? Che vuoi fare con
prima dell'arrivo del Segesta. Sarò a tavola con voi. Su, su. No, no. Proprio di via con destino. Vai con la mamma, che più tardi vorrà scriverti qua una bella dedica al caro Nonotto in premio dei suoi progressi nello studio del latino, va bene? Sì, sì, è tanto bello, sai, anche come è scritto. Dammi un bacio. Vieni anche a tavola con noi. Sì, ti porterò le pastarelle che ti piacciono tanto. Sì, sì, addio, a presto, A rivederla fra poco, signora. Coraggio. Coraggio. Arrivederla. Vieni, dottore. Siedi là. Seguo? Ah, no, davvero. Ho bisogno di andare a dormire io, caro mio. Io ti dico invece che te ne puoi scordare per oggi. Che? Ho da parlarti di una cosa gravissima. E vuoi che non vada a dormire? Tu sei matto. Sei medico, sì o no? Ah, hai forse bisogno della mia professione? Subito. Va bene, parla. Parlo. Parlo. Ti dico che si tratta di una cosa gravissima. Vuoi che ti parli così, su due piedi, mentre mi dici che hai sonno, non è che vuoi andare a dormire? Ma se ho sonno, scusa, c'è poco da dire. Ho sonno. Ho diritto anch'io di dormire dopo una notte di guardia, mi pare. Ti faccio portare un caffè? Due caffè? Ma che caffè? Parla piuttosto. Devi darmi aiuto subito. Di che si tratta, insomma? Della mia vita, Nino. Della mia vita. Perché se tu non mi aiuti, sono un uomo finito io. Morto, da sotterrare. E non io solo, è in gioco la vita di quattro persone, no, di cinque, anzi sì, quasi di cinque. Ma insomma, che cos'è? Che ti è accaduto? Devi darmi un rimedio subito, in mattinata. Rimedio? Che rimedio? Non lo so, lasciami dire. Va bene, sentiamo. E ascolti bene. Ma sì, per Dio, parla! È come un fratello, guarda. Ci parlo come un fratello. Anzi no, il medico è come il confessore, no? No, certo. Abbiamo anche noi il segreto professionale. Benissimo. Ti parlo allora anche sotto il sigillo della confessione. Come a un fratello e come a un sacerdote. Tomba, va bene, parla. Perella ha due case. Perella? E chi è Perella? Perella, il capitano, per Dio. Perella della navigazione generale. Il comandante del Segesta. Va bene, sì, ho capito, il capitano Perella. Non lo conosco. Ah, non lo conosci? Tanto bello. Ma Tomba lo stesso. Due case. Una qua e una a Napoli. Fortunato, due case, poi? Ti pare niente? Un uomo ammogliato e con figlio che approfitta vigliaccamente del suo mestiere di marinaio e si fa un'altra casa in un altro paese, un'altra donna, ti pare niente? Ma sono cose turche per Dio. Ah, turchissime, chi ti dice di no? Ma a te che te ne importa? Che c'entri tu? Oh, che me ne importa a me, tu dici? Ma che è tua parente la moglie di Perella? Ancora, io faccio una carneficina oggi. Che altro avete? Abbiamo finito, signor professore. Capra, qui si soffoca, capra. Ancora un momento, non è possibile che abbiate finito. Ma se abbiamo finito, così. Non rischiamo più qua dentro, capra. Non apro un corno, correggete e state vicini. L'ora non è finita. Non devi portarne, tu dici, perché non è mia parente. E se fosse? Ah, sulla tua parente? No, è una povera donna che soffre. Una donna onesta, capisci? Tradita in un modo infame, capisci? Dal proprio marito. C'è bisogno di essere parente per sentirsene rimescolare, indignare, rivoltare? Ma sì, sì, però non vedo che cosa ci possa fare io, scusa. Sì, se non mi lasci finire... Io soffro. Ma di che soffri? Mi parli della signora Perella. Ma sì, appunto, di lei. Soffri della signora Perella?
sai, tu non lo sai. Lasciami dire. Quel caro capitano Perella, quel carissimo capitano Perella, non si contenta, capisci, di tradire la moglie, di avere un'altra casa a Napoli con un'altra donna. No, ha 3 o 4 figli là con quella e uno qua con la moglie. Non vuole averne altri. Vabbè, 5 mi pare che bastino. Ah, così tu la pensi. Con la moglie ne ha uno solo, quelli di là non sono legittimi, può buttarli via come vuole. Invece qua con la moglie, no, di un figlio legittimo non potrebbe disfarsi, vero? Naturalmente. Allora, che ti combina? Mascalzone? Ti combina che nei giorni che sbarca qui piglia il più piccolo pretesto per attaccare lite con la moglie e la notte si chiude a dormire solo. Sbatte la porta in faccia, capisci? Ci mette il paletto. Il giorno appresso se ne riparte e chi si è visto si è visto. Da 3 anni così. Oh, povera signora, la porta in faccia. È in faccia. E il paletto. E il giorno appresso. Povera signora. Ah, no, non sai dirmi altro? Ma che vuoi che ti dica? Non capisco ancora, scusa, che cosa ci possa fare io. Mi dispiace. Ma tu? Ma io cosa? Scusa, come le sai tu, prima di tutto, queste cose? Come le so? Come le so? Le so. Le so, perché da un anno io do lezioni di latino al ragazzo, al figlio di Perella. Ah, era quella signora che è uscita di qua poco fa con un ragazzo? Tomba, oh. Segreto professionale. Ah, sì, non dubitare. Per carità, la virtù in persona. Tu non puoi sapere... Tu non puoi sapere quante lacrime mi ha ispirato quella povera signora. E che bontà, che nobiltà di sentimenti, che purezza. Ed è pure bella, l'hai vista? Eh no, come l'ha passata. È bella, fosse brutta capirei. È bella, ancora giovane, vedersi trattata così, tradita, disprezzata, lasciata in un canto come uno straccio inutile. Vorrei vedere chi avrebbe saputo resistere. Chi non si sarebbe ribellata? E chi può condannarla? Tu oseresti condannarla? Io no. Vorrei vedere questa, che tu la condannassi. Ah no. E allora darmi subito una mano per aiutarla, perché questa donna si trova adesso come sospesa all'orlo di un precipizio. Aiutami prima che precipiti giù. Bisogna salvarla. Già, ma come? Come? Non intendi quale può essere? Precipizio per lei? Lasciata lì da 3 anni dal marito? Si trova purtroppo... Che? Sì, in una terribile situazione. Disperata. No, non ne faccio di queste cose, io sai. Non voglio mica avere da fare col codice penale, io. Che ti figuri adesso? Che ti figuri che io voglio da te? Ma come che mi figuro? Sono medico. Se mi dici che si trova... Ma perché mi hai preso? È una donna onesta, ti dico. La virtù fatta persona. Via, lasciamo andare. No, senza lasciare andare. È così come ti dico io. Sarà. Ma scusa, non mi domandi. Che ti domando? Vuoi che ti domandi un delitto? Una immoralità di questo genere per lei e per me stesso? Ma insomma, mi dici che corno allora vuoi da me? Io non ti capisco. Quello che è giusto voglio. Voglio quello che è onesto e morale. Che cosa? Che Perella sia un buon marito, voglio. Che non sbatta più la porta in faccia alla moglie quando sbarca qui. Questo voglio. E lo vuoi da me questo? Assolutamente approfittare di questo giorno che gli passa qui, o tutto è perduto. Va bene. Non ridere, ti sto. Ridi se vuoi della mia disperazione, ma dammi aiuto, per carità.
dire che il capitano prenda un pretesto da attaccarlite questa sera con la moglie? Precisamente. Ma questo capitano, scusa, quanti anni? Non lo so, una quarantina. Ah, è ancora in gara. Bestia. Ma hai detto che torna da un viaggio di 3 mesi? Già, sì, ma ha già toccato Napoli. Capisci? Ah, dove ha l'altra casa? Precisamente. Napoli. Tocca prima Napoli. Napoli. Bisogna che pensi allora questa sera assolutamente che ha una casa anche qui. Una moglie. Che lo aspetta. No, senti, vorresti discutere, eh? Ma no, no, il top è suo. Ma ecco, se fosse, sì, qualche cosa di più. No, niente affatto. Non c'è altro che il suo torto e le conseguenze di esso. Già, una conseguenza che forse avresti potuto... Ma chi l'ha voluto? Né io, né lei. Ora scusa, chi è imputabile? L'intenzione, è vero? Non il caso. Se tu l'intenzione non l'hai avuta, resta il caso. Una disgrazia. Guarda, è come se tu avessi una terra e la lasciassi abbandonata. C'è un albero in questa terra e tu non te ne occupi. Uno passa, coglie un frutto di quell'albero, se lo mangia e butta via il nocciolo. Un bel giorno da quel nocciolo là ti nasce un altro albero. L'albero che nasce, a chi appartiene? A te, che sei il proprietario della terra. A me? No, grazie. E allora guardati la terra, per Dio. Guardati la terra. Impedisci che altri vi passi e colga un frutto dall'albero abbandonato. Sì, sì, d'accordo, ma tu dici a me, scusa, io non c'entro. Questo lo farà il capitano. Deve farlo, deve farlo. Ma tu dici che lo farà? Procureremo di farglielo fare. Ma c'è in casa il capitano? È in casa, sì, verso le 6, appena sbarcato. Sono invitato anch'io a tavola. Ah, bene. E allora? Sì, tu non ci andrai così, suppongo, a mani vuote. Perché? Ho promesso alla ragazza di portare un po' di paste. Benissimo! Senti, va a comprare queste paste. Ma come? Perché? E tu? E portali in farmacia, da mio fratello Totò. Ma tu che vuoi fare? Aspettami là in farmacia, dammi almeno il tempo di lavarmi la faccia. Santo Dio, mi hai fatto perdere il sonno. No, 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 non ti lascio, Nino, no. Non ti lascio se prima non mi dici... Ma che vuoi che ti dica? Ti dico di andare a comprare le paste e dammi intanto la chiave di casa mia. Ma le paste sono per il ragazzo. Va bene, ma ne offrirai anche alla signora, suppongo. E anche al capitano. Mi spiego? Le paste? Ma sì, via, dammi la chiave. No, tu ti butti a dormire. Ma no, fidati, sono nel passato. Va bene. Mi fido di te, Nino. Vada, ne va della vita. Didi, 20 basteranno. Che cosa? 20 paste. Anche troppe. Ne compro 3, sai. 3. 40. Chi ci pensava?
qualche cente. Così ancora non basta. Oddio, come allora? Sì, anima mia, lo intendo. Enorme il sacrificio che devi compiere tu, casta, tu pura, per renderti appetibile a una bestia come quella. Ma bisogna che tu lo compia intero. Più scollata? Più, sì, più. Molto, molto più. No, no, Dio mio! Sì. Grazie, tesori di grazie nel tuo corpo che tieni gelosamente, santamente custoditi. Bisogna che tu ti faccia un po' di violenza. No, no, Dio mio, Paolino, che mi dici? Sarebbe inutile, poi credi, non ci ha mai badato. Dobbiamo appunto forzarlo a badarci. Forzarlo, quest'animale che non capisce la bellezza modesta, pudica, che nasconde i suoi tesori di grazia. Presentabile, ecco, lascia fare a me. Metterli sotto gli occhi, almeno un po'. Permetti? Così, eh? Ma no, gli sa, Dio mio, Paolino! Ricordarglieli. Ma se non se ne cura! Lo so, ma perché tu, anima mia, e questo è il tuo pregio, vada per me, quello per cui ti ho caro, ti stimo, ti venero. Codesti tesori, tu non hai saputo mai farli valere. Farli valere? E come? Come? Te ne immagini neppure come. Altro. Tante lo sanno bene. Ma che fanno? Ma che cosa fanno? Niente, non nascondono così, ecco. E poi credi che costi a te soltanto? Costa anche a me, per dirlo. Predisporti, acconciarti perché tu possa piacere a un altro. Preparare la virtù, Dio, per comparire davanti alla bestia. Ma bisogna, per la tua salvezza e per la mia. Non abbiamo più tempo da perdere, eh? Lasciami fare. Prima di tutto, via con questa camicetta. È funebre, viola, colore deprimente. Una rossa che strilli. Non ne ho. Allora, quella di seta giapponese, che ti sta tanto bene. Ma è accollata. Scollala. In nome di Dio, scollala. Non ci vuole nulla, almeno fino a poco. No, tanto. Tanto, tanto, da ascoltarmi. Tanto sì, altrimenti non servirà a nulla. E pettinati un po' meglio, con qualche ricciolino sulla fronte. Uno qua in mezzo alla fronte, a gancio. Due altri qua che si allunghino sulle gote, a gancio. A gancio? Oddio, come a gancio? Perché? Perché sì, ti ascolto a me. Ma non farmi prendere tempo in spiegazioni. A gancio è così, come un punto interrogativo sotto sopra. Uno qua, uno qua. E uno qua. Se non sai infatti, te li faccio io. Vai, vai, cara, vai, vai. Scolla, scollala molto la camicetta. C'è un signore con un involto che domanda di lei. Ah, fatelo entrare. Qua? Qua, sì, qua. Se non vi dispiace. Ma che vuole che mi dispiaccia a me? Se dice qua, lo faccio entrare qua e basta. Ecco, qua sì, grazie. Scusate. Permesso. Vieni avanti, Totò, finalmente. 5 minuti, eh? Abbi pazienza, cosa delicata, Paolino. C'è pure di mezzo la mia responsabilità. Capirai, quella di mio fratello. Qua c'è un innocente. Innocente? Chi è l'innocente? Tu vieni a dire a me che qua c'è un innocente. Lui innocente? Quando siamo tutti qua, anche tu, a costringerlo a fare il suo dovere, nient'altro che il suo dovere, anche a costo di farmi scoppiare il cuore dalla rabbia, dall'angoscia, dalla disperazione. Uno come me, che non ha mai finto, che ha gridato sempre in faccia a tutti la verità, costretto a usare un inganno di questo genere col confronto di un imbecille come te. Ma no, che pensi? Io dicevo per il ragazzo, Paolino, non c'è un ragazzo qua, scusa. Tu parlavi del ragazzo? Ma sì, del ragazzo. E se dico un innocente, scusa. Oh, scusa tu, guarda, scusa tu. Allora, sono in uno stato d'animo. Hai portato intanto ciò che dovevi portare. E ti volevo dire, appunto, essendoci un ragazzo, tu capirai,
ho pensato, se Dio liberi di... Già, sì, certo. Sì. E non ho voluto assolutamente. Come non hai voluto? E che hai fatto allora? Delle paste le ho mangiate. Tu? Te ne sei mangiate 40 paste? Metà le ho conservate per mio fratello, stasera. Ma scusa, e allora che mi hai portato? Ehi, non c'è perduto nulla. Non temere, ci hai guadagnato, anzi. Un bel pasticcetto di crema, squisito. Sì, da leccarmene le dita, perché sarà un festino per me. No, non dico questo, e non ti arrabbiare. Ecco, dico, per spiegarti il ritardo, ho dovuto prepararlo. Guarda. Sì, sì, ma... Non dubitare. Condizionato nella veglia perché non ci si possa sbagliare. Vedi, metà bianco, e questa metà è per il ragazzo, per te se vorrei mangiarne. Metà nero, crema di cioccolato, niente al ragazzo di questa, mi raccomando. Sto andando. Quella nera, sì, sì, va bene, ma... Non dubitare. Bene, vai adesso, amico mio, vai, che è già tardi, sì. Il vapore è arrivato. Potomma, siamo intesi. Vuoi dubitare di me? Tu mi sei amico? Io il caffè te lo darò ogni mattina, sai? Vatti. Sì, sì, grazie. Addio, poverino. Fa che valga la sorte di una famiglia, la vita, l'onore di una donna, la mia stessa vita, tutto è sospeso qui. Paolino! Hai fatto? Brava, lasciati vedere. Non lo voglio, di vergogna, no! Ma che vorresti stare così davanti a me? E allora, perché ti sei scollata? Via, giù con queste mani. Capisci che bisogna che egli veda? Eccoti! Ah, benissimo. Piangi. Brava, sì, piangi. Sciupati gli occhi. Su. Il tuo martire, cara. Bisogna che tu lo affronti con coraggio. E tocca a me di fartelo, il coraggio. Così no, di certo. Devi persuadertene. Così non giova a nulla. Sorridente. Provati. Forzati a sorridere. E come, Paolino? Come? Ecco, così, guarda. Ma non posso così. E cosa devo fare per farti ridere? Eh? Qualche piccolo lezio da scimmia? Ha 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 ha!
Devo dipingere. Dipingere? Sei pallida, smorta. Ti dipingo, alza la faccia. Così. Oddio, fa di me che più vuoi. Prima le guance. E ora mi dica il signor Capitano Perella se vale di più con la sua signora di Napoli.
certa cura. Cura? La chiama cura questa lei? Si è mascherata, si è scodellata tutta. Ma Francesco, Dio mio, scusa. Ti sei forse mascherata così per me? No, 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 grazie. No, 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 puoi chiudere pure bottega, non ne compro. Lo so quel tempo lei, caro professore, non me ne sento più neanche toccare l'uvola. Voglio andare subito a tavola io, subito. È tutto pronto, Francesco. Pronto? Bravo. Possiamo allora sedere? Professore, lei è con noi? Sì, credo. Sì, sì, Francesco, il professore è invitato. Bene, mi fa piacere. Venga, venga, professore, segga. Ma non si scandalizzi perché io mangio, sa? Mangio. E si vede, eh? No, cara, fa piacere, senti, se non vuoi andare avanti, non mi sedere di fronte così cozzato. Mi metto a ridere di nuovo e qualche boccone, Dio liberi, mi può andare di traverso. Ma che idea ti è venuta? Di... Come allora, così? Ma possibile, professore, che lei sul serio dica che... Dico, scusi, lei dovrebbe riconoscere che la signora, così, sta benissimo. Benissimo, sì, non dico di no se fosse un'altra, se fosse una... Lei mi intende? Ma come moglie no, scusi, come moglie via, è buffa. Niente, dico. Abbia pazienza, la faccia sedere qua al suo posto e segga lei di fronte a me. Per me? Come vuole. Scusi, sa? Grazie. Allora, si mangia? Non ho la tavola? No, non vengo, no! La tavola, dico subito, mi dissi senza replicare! No, no, via, vieni. Professore, no, la prego. Oh, scusi. Le ho detto che lei è novizia. Il ragazzo deve obbedire senza sollecitazioni. Ho detto tavola, dunque a tavola. Dai, non mangerai perché è sfigo, sta dritto, sta dritto. Dritto con un pugno del tondo, Fermo così! Insomma, si mangia sì o no? Ecco, ecco, Francesco. Finalmente. Se non sorridesse quando faccio qualche rimprovero al ragazzo e a mia moglie. Io? Sorrido? Io? Sì, lei mi pare, ha la bocca atteggiata di sorriso anche adesso. Ah sì? Proprio? Sorrido? Sorride. Ah, oddio, allora credo proprio di non essere io, perché io, le giuro, non sorrido. Come non sorride? Se sorride... Ah sì, ancora, non sono io. Ho tanto che intenzione di sorridere io adesso. Se sorrido saranno, che vuole che le dica, saranno i nervi, è così, i nervi per conto loro. E lei ha i nervi così sorridenti? Già, male, sorridenti. Io non, sa? Neanche io in genere. Si vede che oggi ha preso uno così, nervi. Posso mangiare, papà? T'avevo detto di no. Chi l'ha servito? L'ha servito, grazie, Francesco. Non doveva. Ma veramente, ecco, forse lei non lo sapeva. E allora lei doveva dirglielo. Basta, per questa volta mangia. Mangia, no, no. Ma non ne ci vuole per la minestra io, papà. Perché dicevi allora, adesso si mangia la minestra. Bene, una cosa. Che cosa, no, no? Me l'hai detto la ragazza. E come va? Un pasticcio. Sì, ecco. Sono permesso, signor capitano... Ah, l'ho portato lei, professore. Sì, mi scusi, ecco, mi sono permesso... La scuso? Devo scusarla di avermi regalato il pasticcio, devo inizio a ringraziarla, mi pare, caro professore. Che dice, per carità, devo io ringraziare lei. D'averla invitata a tavola? Ebbene, allora vorrò dire che alla fine ci ringrazieremo a vicenda. Speriamo. Come speriamo? No, dico, speriamo che sia di suo gradimento. Che le piace? A me tanto, sai, tanto, guarda, questa qui, questa nera... Devo accedere per Dio! Non facciamo storie, no, mi fai pentire di averlo portato. Tu di quella nera lì non devi neanche assaggiarne. Perché? Perché la mamma mi ha detto che tu soffri un po' di riscaldamento allo stomaco. No, io, la mamma, soffri di stomaco la mamma, non io! No, no! No, no!
se non finiamola? Se l'ho fatta fare apposta così, benedetto figliuolo. Metà e metà. Ma a me piace quella col cioccolato. E avrai quella col cioccolato, tanto a me non piace. A lei non piace il cioccolato? No, cioè così poco, preferisco quell'altro. Oddio. Che cos'è? No, niente, è che mi sono ingannato. Non si confonda, io mangio di tutto, sai. La questione però è che qui mi pare si mangiano soltanto chiacchiere. Dov'è Grazia? Che fa? Che fa? Che fa? Eccola! Eccola, Francesco! Che voglio essere servito da loro, t'ho detto mille volte, che non voglio aspettare quando sono a tavola. Dai qua. Dio, così me lo poggio! Solenne, lo strappa! E come lo rovesci addosso, animale? Mangiate voi che non voglio più mangiare! No, no, signor capitano! Mi si fa dannare in questa casa, lei vede. Sia buono, eh. Sia buono, venga, venga, lo faccia per me. Sono di confidenza, è vero, ma dopo tutto sono un invitato. Per lei, sa, mi arrendo per lei, ma non garantisco che arriviamo alla fine. No, non lo dica, non lo dica, speriamo che non abbia più ragione da lamentarsi. Lo vede? Lo vede come si tira su un ragazzo? Va subito a letto! Subito a letto senza mangiare! Via! Io non resisto, sai, non resisto. Vede come mi tocca di mangiare ogni volta. Ma benedetto ragazzo, non se ne è mica mangiato poco? Sì, poco. Non vede, un tantino, appena appena di qua. Per carità, non me lo faccia vedere. Mi viene la tentazione di prenderlo e di andarlo a buttare. No, ma... Per carità, vuol farmi questo affronto, signor capitano? Allora, mangiamocelo subito. Su, 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 chef. Se permettete, taglio io, faccio io le parti. Prima alla signora, questa bianca, così. È troppo? No, è troppo. Se permette, pari piccolo, se permette, perché se non permette, niente. In qualità di professore, solo in qualità di professore... Ne vorrebbe dare no no? Non oggi, non oggi. Lei l'ha castigato e ha fatto benone. E dico, conservargli la sua porzione. Ecco, questa bianca qua, per domani... gliel'avevo promesso in premio. Ecco, come professore. Lo vede, non gliel'avevo detto io che il suo metodo è troppo dolce e più dolce di così. ecco, di quest'altra metà invece, ecco, facciamo così. Ma che così la vuol dare tutta a me? Ma sì, guardi, la prego. Soffro anch'io un po' di riscaldamento allo stomaco e il cioccolato per me mi farebbe proprio male. Poi lei ha mangiato così poco. Buono. Buono. Buono.
se tu vai incontro alla prova con quest'animo. Io sono qua, bambino. Aspetto. Aspetterò tutta la notte. Ma bisogna aspettare, con fiducia. No, credi in vano. Bisogna che tu l'abbia, almeno un po' di fiducia. Può giovare, credi che ce ne hai, ad attirarlo. Io credo nella forza dello spirito. E tu devi averne. Devi averne. Ma sì. Ecco, guarda. Io mi metto qua. Così. Ecco. Ecco, sì. Sì. Così. Oh, santa mia. Io ti prego di farmi trovare un segno domani, domani all'alba. Questa notte io non dormirò. Tornerò domani all'alba davanti alla tua casa. Se è sì, fammi trovare un segno. Ah, ecco, uno di questi vasi qua, alla finestra. Perché io lo veda passando domani all'alba. Io sono qua. A domani, Paolino. Così sia. Lo fai adesso questo servizio, all'alba. Che hai fatto tutto ieri sera? Rispondi. Lo domanda a me che ho fatto. Lei strappa, lei rompe, lei obbliga la gente a servizi a cui non è tenuta. Io voglio subito il caffè. Ancora non è pronto. Così mi rispondi. Non mi si accosti, non mi tocchi un grido, sa? Vai subito a preparare il caffè, sai che voglio trovarlo pronto appena mi alzo dal letto. Potevo immaginare che proprio questa mattina lei si dovesse levare a
Buongiorno, professore! Come mai fuori a quest'ora da queste parti? Sì, ero di ritorno. Sono arrivato fino allo scalo. Nel passare davanti la sua casa, la prima volta andando, c'era un crocchio di gente che gridava. Dica un po', che sia caduto per caso dalla finestra là, qualche vaso di fiori? Ma no, che io sappia. No? Io non so di vasi, ma perché? Perché mi pare di vedere giù sotto la finestra, tra quel crocchio di gente che gridava, un mucchio, non so, di cocci per terra. Ho immaginato che gridasse per questo. Io non ho inteso nulla. Non c'era proprio nessun vaso. Eccoli qua i vasi, tutti e cinque. Ah, sono sempre restati cinque? Cinque, sì, non vedo. Allora, niente. Oh bello, pare che sia dolente che non sia caduto nessun vaso. Io? No. Sa com'è? Quando uno si immagina una cosa, l'ho creduto proprio come fosse una realtà. C'era un vaso, mi son detto, là, alla finestra del capitano, e sarà caduto. Non ne parliamo più. Ma, scusi, scusi. Lei... Io cosa? Sì... Lei... Che cosa? Sa che lei è un curioso modo di guardare. Vedo che si è levato per tempo stamani. Anche lei mi pare. Molto prima di me, si è già fuori di casa quest'ora. Sì, infatti mi sono levato anch'io per tempo. Ma com'è strano lei questa mattina? Sono un po' nervoso. E si è fatto una passeggiata fino al fresco? Va bene, va bene. Igienico passeggiare di buon mattino. Igienico, già. Non ho dormito bene questa notte. Neanche lei? Non me ne parli. Ah, non ha dormito bene comunque. Neanche lei? Non ho dormito affatto io. Difatti, lei è molto sbattuto. Un po' pesto, ecco. Se non chiuso occhio, le dico. Una notte faccia d'inferno, il caldo forse, non so. E si sarà alzato di letto, forse? Anche sì. Me lo immagino, quando il letto comincia a scottare, col caldo, le sarà passa un forno con la sua camera, suppongo. Un forno? E si sarà alzato, ne sarà uscito, no? Immagino. Già, difatti ne sono uscito un po', perché a un certo punto mi pareva proprio di soffocare. Ah, brava, grazie. Ma come, ne porti una tazza sola per il signore? E che ne so io se devo portargli o non devo portargli il caffè se nessuno me lo ordina. E c'è bisogno che ti si ordini? Ma guarda un po' che confidenza lo so prendersi. Confidenza? Confidenza? Sono io che mi piglio ora la confidenza, è vero? Bada che ti caccio via sui due piedi, sai? Mi caccia? Chi caccia? Va di lei piuttosto che io posso mettermi a gridare. E se mi metto a gridare quello che lei ha fatto? Possibile? Professore, ma la sente? Sento, vedo, sì. Vai subito a preparare un'altra tazza di caffè. Ecco, lei prenda questo, professore. No, grazie. Guardi, non mi incomodate. Che incomodarsi, prenda. No, davvero, guardi, senza cerimonie, mi farebbe male. Ma che male, vai a prendere l'altra tazza. Sono eccitato. Guardi, signor capitano, eccitato, nervoso. Insomma, sì, no? Vai al chiaro! Smetti con queste ali, sai? Se no te le faccio smettere io! Sfido, scusi. Se si dà troppa confidenza a una serva... Non si dovrebbero tenere troppo in casa le serve, ecco. Ma mi faccia il piacere, no? Quando si sanno tenere al loro posto... Professore, ma che dice? Dico che sono meravigliato, ecco, sì. Non so come dire, stupito... Dell'arroganza di questa donna. Già. E che lei... Che io? Che lei la possa sopportare. Mi pare incredibile, ecco, che vuole che le dica. Inverosimile, ecco sì, inverosimile. Arrivare, Dio mio, a arrivare fino a questo punto. Beh, posso...
Già, è enorme. È enorme. Ma non glielo detto il perché? È da troppo tempo per casa. La colpa è di mia moglie. Ah sì, anche. Ne ha colpa sua moglie. Sì, e me la tiene ancora tra i piedi perché ha visto nascere non ho, perché sta gli usi di casa. Scusi, e lei per questo... Oh, insomma, professore. Non sa che mi assume certe aree che io non tollero? Ma no, mi scusi, ma dico che mi sembra strano, che per questo lei debba figliarsela con sua moglie. La prendo con tutti, sì, perché io voglio aria, aria. Sono abituato al mare, la terra, caro professore. La terra non la posso soffrire. A casa gli impicci, le donne. Anche le donne? Prima di tutto le donne. Il resto le donne con me, sa, si viaggia. Non dico ora che sono vecchio, ma quando ero giovanotto le donne. Però ho avuto sempre questo di buono io, che quando voglio, voglio, ma quando non voglio, non voglio. Il padrone sono stato sempre io. Ah, sempre? Lei no, eh? Lei forse si lascia prendere facilmente. Lasci stare me, la prego. Un sorrisetto, una mossetta. La prego, capitano, la prego. Come lo figuro? Me lo figuro come deve essere con lei. Un'aria umile, vergognosetta. Per carità, smetta, capitano. Pieno di scrupoli ideali deve essere lei in amore. Dica la verità. Vuole che le dica la verità? E allora le dico che io, se avessi moglie... Non riga, per Dio, non riga. Perché si dirà così? Cosa c'entrano le mogli adesso, scusi? Noi stiamo parlando delle donne. Perché non sono donne, le mogli? Che cosa sono? Saranno anche donne, qualche volta, sì. Ah, qualche volta, sì. Lo ammette anche lei, perché qualche volta un marito deve pure considerarla come una donna, la moglie. Sa perché dice così lei? Perché non ne ha. E si serve, ci scommetto, di quelle degli altri. Io? Lei dice questo a me? Osa dire questo a me, lei? Professore. Lei mi insulta. Sono un uomo onesto io. Sono un uomo di coscienza io. Sono un uomo che si può anche trovare, sì, senza volerlo, in una situazione disperata. Ma non è vero che vorrei servirmi delle mogli degli altri. E le aggiungo ora che un marito che trascura la moglie per me commette un delitto, e non uno solo, più delitti, perché non solamente costringe la moglie a venir meno ai suoi doveri, ma perché può anche costringere un uomo, un altro uomo, ad essere infelice per tutta la vita. Sì, sì. Calma, calma, per carità. Non dica più nulla. Guardi, piuttosto mi aiuti. Mi aiuti. La prego. Ah, sì? Questo vaso lo devo portare... Sì, ma questo lo porto io. Ne prenda un altro, lei, se non se ne ha male. Un altro? Ha male io? Ma che dice? Felicissimo. Mettiamo qui, così? Sì, grazie. Mi scusi tanto, caro capitano. Mi scusi. E di che? Ma di tutte le bestialità che poc'anzi mi sono scappate di bocca. Ero così nervoso. Ma è stato uno sfogo che mi ha tanto giovato. Mi è passato tutto. Sono contento ora, tanto contento. Grazie, grazie ancora, signor capitano, e mi scusi con tutto il cuore. Guardi, che azzurro là. Che bella giornata si è fatta. E quei cinque vasi.